appunto questo formidabile agente estinguente. Io non da chimico, ma ci troviamo in un aeroporto della Lombardia per assistere ad un avvenimento eccezionale. La presentazione ai tecnici di un rivoluzionario mezzo antincendio, il 114B2. Quali sono le innovazioni che porta questo nuovo agente estinguente rispetto ai mezzi tradizionali? È nuova la sua costituzione chimica, è nuovo il modo in cui esso agisce sulla fiamma. Osserviamo la prima prova, condotta secondo una consuetudine normativa, su vasca di 4 metri quadrati. Mediante il 114B2 si esplica un'azione prettamente chimica, definita col termine di anticatalisi, mediante la quale vengono bloccati i centri attivi della propagazione della fiamma. Gli interventi ai quali loro assisteranno sono articolati su due vasche, quella di 2 metri per 2 metri, che corrispondono a 4 metri quadri e 3 metri. La vasca è riempita di cherosene e di benzina. Dopo 30 secondi di precombustione interviene il 114B2. Tempo? Tempo di spegnimento, 7 secondi. La prova viene ripetuta. Sei secondi. Che cosa rappresentano questi 6 secondi di spegnimento? Una rapidità eccezionale, resa ancora più evidente dal confronto diretto, nelle stesse condizioni, con i mezzi antincendio tradizionali. I mezzi tradizionali agiscono in 3 modi diversi, con azione di diluizione, di raffreddamento e di soffocamento. Queste 3 azioni non sono necessariamente disgiunte e hanno un effetto prevalente. Polvere, gas inerti e schiume operano sulla fiamma con un effetto prevalentemente fisico. Creano cioè uno strato di soffocamento e di separazione tra l'ossigeno e il combustibile. Ma ciò richiede un lungo tempo di spegnimento, tempo persino 6 volte superiore e ingenti quantitativi di prodotto. Ecco invece come agisce il 114B2. Quattro secondi. 4 secondi. Tempo 4 secondi. Prova su una vasca da 27 metri quadri. Il nuovo prodotto è ora chiamato ad una prova di maggiore impegno. Una superficie di 27 metri quadrati piena di combustibile. Un test nettamente inconsueto. Dopo 30 secondi di precombustione, il 114B2 blocca il fuoco alla sua stessa origine con un'azione anticatalitica che imprigiona il carbonio e l'idrogeno, principali responsabili della combustione. Complimenti all'operatore. Quanti secondi? Secondi? 14. 14 secondi! 14 secondi, tutti hanno sentito. Come avrete notato, la spettacolarità dell'intervento è perché un solo operatore, da solo, senza bardature particolari come tute di amianto o maschere o guanti, è potuto intervenire vicino alla fiamma e spegnere rapidamente l'incendio. È in corso un'altra prova. Vi rendete conto che 27 metri quadri sono già un piccolo rogo? L'incendio, tradizionale nemico dell'uomo, rappresenta da sempre un incubo. Un incubo che può essere cancellato. Non a caso,
Un mese dopo ci troviamo nell'autodromo di Monza, all'uscita della curva parabolica, su un terreno dove il pericolo d'incendio può verificarsi con tragica rapidità e frequenza. Oggi però l'incidente viene deliberatamente provocato, senza pregiudizio delle persone, per presentare ai giornalisti e ai tecnici l'efficacia dell'estinguente 114B2. Va tenuto anche presente che lo spegnimento di benzina è piuttosto difficile, dato anche il potere calorifico della benzina e le probabilità di riaccensione. Uno dei vantaggi del 114 è proprio quello di impedire la riaccensione. Sono di scena due vetture da competizione, una Formula Monza e una Formula 3, cosparse di carburante. Per 30 secondi le macchine sono volutamente lasciate preda del rogo. Interviene il 114B2, stronca le fiamme in 3 secondi. Chi l'ha cronometrato? Io l'ho cronometrato. Dai serbatoi continua a defluire benzina. Il carburante, anche se a contatto con le lamiere roventi, non prende fuoco per il persistere dell'azione protettiva del nuovo estinguente. La rapidità d'azione, la maneggevolezza dei mezzi di intervento, l'assenza di inconvenienti, la bassissima tossicità, la mancanza di residui gli permettono di essere usato per un'infinità di interventi. La sperimentazione è ora condotta su una sola vettura, dopo il consueto periodo di precombustione. Via! Anche in questo caso l'azione di spegnimento è fulminea. Il 114B2 permette tempi di spegnimento incredibilmente ridotti, con consumi sempre irrisori. La sua azione, inoltre, non è tossica né corrosiva. Questa caratteristica è particolarmente significativa quando si debbono proteggere persone o attrezzature delicate e costose. Quando è in gioco la vita umana, gli attimi sono preziosi. Qui, dall'inizio dell'intervento con estintori a mano contenenti 114B2 sino allo spegnimento delle fiamme, sono trascorsi soltanto 2 secondi e 4 decimi. L'ipotetico pilota dell'auto data alle fiamme sulla pista di Monza non avrebbe riportato alcun danno dalla sostanza estinguente spruzzatagli addosso. Si potrà obiettare che non è sempre possibile accorrere tempestivamente sul luogo dell'incendio. Anche questo problema è stato affrontato radicalmente con l'applicazione di installazioni automatiche a bordo delle vetture. La rapidità di estinzione del 114B2 è così ulteriormente esaltata. Al manifestarsi dell'incendio, il dispositivo automatico libera il nuovo estinguente che spegne le fiamme senza alcun intervento esterno. I successivi accertamenti tecnici e sanitari confermano la validità dell'applicazione. L'estinguente 114B2, scoperto e prodotto dalla Montecatini Edison, allontana definitivamente dalla vita dell'uomo il tremendo pericolo dell'incendio e rappresenta una nuova vittoria sulla via del progresso e della sicurezza.